Venia guai, stavvimino sorribilmente in ringhia, esamina le colpe dell'entrata, giudica e manda secondo chi avvia. Dico, chiesto. No, dico, ma dai, no, dai, no, ma perché ci mancherebbe? Ma no, dicevo di attori, ce ne so, di tutti i tipi, cioè. Quello lì, per esempio, che viene, dice, sono venuto così, ma ci fa qualcosa. Ci dica una poesia, qualcosa. Ma no, veramente, sono arrivato stanotte, ma non ho dormito. Non ho proprio niente da dire, sono così per parlare del mio spettacolo, ma non saprei veramente cosa fare. Quelli là che vanno a parlare dello spettacolo nelle interviste, nelle trasmissioni, che dice, Madonna, ci faccia qualche cosa, ma non so adesso quelli che usano la voce bassa per fare le poesie, la voce molto bassa, perché più è profonda la voce, più è una cosa quasi da gazzosa. E mettono la mano in tasca necessariamente. Adesso dice, vediamo se mi ricordo qualcosa. Hanno studiato tutta la notte, non c'è niente, se va a dare da quelli. Figurati. E la mano in tasca, ci sono venuto così come stavo per casa, con una scarpa e una ciabatta, così, e con un cashmere, ma così, cashmere, un cashcall, casual, cashmere. Casual, cash, tutti cash loro, questi attori che sono pieni di cash da tutte le parti. E vediamo se ricordo, dicono, si impostano, dicevo, la mano in tasca, poi richiedono il silenzio con lo sguardo un po' sbieco, bieco, sbieco, in traliccio, insomma, dietro al traliccio, con lo sguardo un po' così, non si sa se ride o se. Quando vede la telecamera l'ama, vedi, mettono lì, la voce ripeto bassa, poi quali sono le altre caratteristiche delle pause, le pause lunghissime, un attore serio deve fare delle lunghissime pause durante le quali fa finta di pensare, perché questo gli hanno detto, tu quando farai l'attore a un certo punto fermati e fai finta di pensare, poi se pensi o non pensi non ha importanza, questo è importantissimo per una carriera. Ecco, delle pause lunghe, ecco, dondolare un po' il capo e voce bassa, sì, parto. Alcuni bravi guardano ogni tanto anche per aria, ma insomma, quelli già. Bello. Ed intorno. E camminano, inquadrati fino a qui. Ma la tragedia si svolge sotto. I piedi non sanno dove, perché c'è un segno convenuto, allora c'è sempre di solito uno che gli spinge i piedi. Gli fa ancora un altro passetto. Sì? Intorno. E fanno finta di vedere quest'aria che invece stanno a cercare. Che è arrivata. Ah, il rapido cadere delle morte energie. Poi ritornano. Più spediti perché la strada ormai ha conosco. Energie che non hanno fine. Bello è nel cuore. Vedi il cuore come si indica? Questo dito qui, sempre così. Questo dito preceduto dalle altre tre dita. Questo dito preceduto dalle altre tre dita. E nel cuore, sempre così si indica il cuore. Mai visto un attore che indica il cuore così? Mai. E nel cuore il lento soggetto. Vedi come si fa il lento? Sempre questo il lento. Il lento soggetto. I più bravi aggiungono un tentennamento del capo. Il lento soggetto. Con fare recriminatorio, come
Come se il lento gli avesse fatto qualche cosa di male. Lento ammazza, perché? Comunque il gesto del lento è sempre così. Se fai così, per esempio, è svirto. Il lento soggiacere delle passioni mentre imbianca il crine. Chiari dico, mi va bene. Mentre imbianca il crine e qualcosa se ne va. Senza che mai faccia ritorno al vivere fatale, volgiti indietro. Ma perché lì? Volgiti indietro è là. No, invece no. Volgiti indietro. Ma volgiti indietro e la miseria udrai, la miseria che piange in sulle scale. Tanto gentile, tanto onesta pare. E qui la voce si approfondisce, si sprofonda sempre di più. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna. La donna. Che a tuo e a mia donna, donna mia, mentre l'altrui saluta e al vederla così bene vestuta dice a tua sorella che hai un fame, ha un famone, ha sgricilato, vestuta dice a da 15 lire le si possa andare, va per i cieli densi un nembo scuro, vedo bambino, è l'anima mia che gli va dietro, dolcezza d'un tempo meno duro, Onelli hai preso tutto, andiamo che la nave parte, Onelli andiamo, i bambini hai preso tutti i fagotti, durezza di più di mezzo metro, su per le calli, torturando i calli, le valli, gli avalli e le convalli, rammento te, mazza di San Giuseppe, quando l'etricia mia, quando vedrai Pape Satan Aleppe, volgiti indietro e la miseria udrai, la miseria che piange in sulle scale, commovente. Il rotto è questo mio cuore, è rotto e frale, è rotto. E io me ne strapongo sopra e sotto a stracci, a pezzi, a morsi, a cenci, a ciocche, a minuzzoli, a pugni, a mani, a sacchi, a quadri, a cubi, a tugli, a perle, a fiori, le donne, i cavalier, l'arma e gli amori, arma la poppa. E lei, quel signore che sedeva accanto a me sul tramvai, questo amore per cui piangete, o donne, e lacrimate forte. Il re di Creta è condannato a morte presso la tumba di Don Frate. Presso la culla in dolce atto d'amore, all'ombra dei cipressi. All'ombra dei cipressi e dentro l'urne. Se mi scappa, chi mai la ferirà? Amor che a nullo amato amar perdona, se tu le mani ormai ti sei lavate, ti consegno il mio cuor, dentro una biscia floscia s'inguscia nella grascia ambascia all'uscio dell'angoscia, cresce ed esce, ripasce, poscia pasce, pesce piglia quella biscia che in cuor freddo biscio. Tutta di verde mi voglio vestire, tore è partuto e sola ti ha lasciata quando Rosino scende giù dal monte a mare. Chiara ci sta una balestra dove ognuno ci fa una fermatina e se ne va per la via vagabonda, allegra o moribonda, mesta o cogitabonda, o bionda o bella bionda, sei come l'onda.
Thank you.